Crotone è un castello sotto assedio. Si chiama Vivere la storia a Crotone, una domenica immersa nella storia, e precisamente nel 1444, nei giorni dell'assedio di Alfonso d'Aragona, all'interno di Crotone, dove vi erano le forze di Antonio Centellas. Gli spettatori sono stati trasportati indietro nel tempo, al momento dell'assedio guidato dal re Alfonso il Magnanimo contro i marchesi di Crotone, Antonio Centellas ed Enrichetta Ruffo. Il don Antonio Centellas, che era un mercenario, sposò la marchesa di Crotone, Enrichetta Ruffo, contro il volere del suo re Alfonso d'Aragona. Re Alfonso viene a Crotone e quindi cerca di conquistare il rivoltoso, perché ormai il Centellas era diventato un ribelle, e quindi c'è questo assedio. Quindi è molto bello rievocarlo, perché il teatro principale fu proprio Crotone. Ma perché ci fu questa rivolta? Ci fu questa rivolta perché Don Antonio Centellas aveva trovato terreni fertili nella provincia di Crotone, quindi poi si era innamorato comunque di Enrichetta Ruffo e quindi ha cercato di creare uno Stato dentro lo Stato. Poi Alfonso d'Aragona, detto il Magnanimo, vince la battaglia e costringe Don Antonio Centellas a scappare da Crotone. È un gruppo di Taranto quello che mette in scena la rivolta? Sì, sono i Cavalieri delle Terre Tarantine, un'associazione di rievocatori, veramente sono professionisti, fanno rievocazioni in tutta Italia, sono molto bravi. Questo spettacolo è stato eseguito dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine e Giuseppe Stripparo ci ha fatto ascoltare un po' di musica medievale. Senta, c'è stato diverso lavoro per portare la rievocazione storica dell'assedio qui a Crotone. Ovviamente c'è stato uno studio, una conoscenza delle vicende avvenute qui in questa bella terra che a noi piace, quando abbiamo saputo insomma di venire qui per valorizzare in questo caso il castello di Carlo V, con grande piacere abbiamo colto il tutto. Quindi sì, c'è stato uno studio accurato anche dagli archivi che ci hanno dato anche le associazioni organizzatrici, oltre alla nostra ricerca, che ci ha permesso di mettere a punto una piccola narrazione di quelle vicende delle guerre tra Alfonso e il ribelle Antonio Centellas.